Oroscopo del giorno, giovedì 16 marzo 2023. Ariete. Amore, per questa giornata potrete sperare ancora una volta sulla posizione congiunta di Venere. Nelle prossime ore, però, le cose inizieranno a cambiare. Anche per i single varrà la stessa cosa. Lavoro. Bene Giove, anche se la posizione di Mercurio non sarà ancora delle migliori. Toro. Amore, per le coppie e per le nuove conoscenze dei single, questo sarà un giorno buono. La posizione di Venere sarà favorevole e fortunata. Tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Lavoro. Bene sul posto di lavoro, perché vi sentirete bene in ufficio, con i colleghi e con i vostri impegni. Gemelli. Amore, la posizione del pianeta dell'amore inizierà a scarseggiare. Per voi, infatti, si temono un po' di problemi e qualche incomprensione con il partner o con una persona che state cominciando a conoscere se siete soli. Lavoro. Al lavoro nessun miglioramento, perché le stelle porteranno nervosismi e tensioni. Questo non porterà a nulla di buono. Cancro. Amore, per questo giovedì di metà mese potrebbero esserci delle emozioni in più. I più fortunati potrebbero essere i cuori liberi, che potrebbero fare dei nuovi incontri speciali. Lavoro. Bene per il vostro lavoro, anche per via della buona posizione delle stelle nei vostri confronti. Leone. Amore, stelle un po' sfavorevoli per voi, vi faranno affrontare una giornata difficile. Per i rapporti potrebbero esserci complicazioni, sia per chi è già in coppia e sia per chi è ancora single. Lavoro. Finalmente le cose andranno bene con il lavoro, perché Mercurio vi sosterrà pienamente. Vergine. Amore, questo nuovo giovedì del mese sarà buono per l'amore, perché la posizione di Venere sarà decisamente favorevole. I single potrebbero avere delle occasioni in più per fare delle conoscenze nuove. Lavoro. L'opposizione di Saturno potrebbe portare delle complicazioni per i vostri progetti professionali e compiti di routine. Bilancia. Amore, il pianeta dell'amore vi porterà finalmente delle nuove possibilità nei rapporti personali. Venere vi garantirà qualche primo miglioramento. Da qui in avanti le cose andranno decisamente meglio. Lavoro. Purtroppo dovrete fare i conti con la posizione opposta di Mercurio e quella di Giove. Scorpione. Amore, purtroppo per voi, a partire da questo giovedì, dovrete fare i conti con una Venere in opposizione. Il pianeta dell'amore potrebbe portarvi delle tensioni con il partner o con delle persone di nuova conoscenza. Lavoro. Per fortuna, almeno sul posto di lavoro, le cose andranno più che bene per voi. Potrete impegnarvi e continuare a seguire i vostri progetti professionali a cui tenete davvero. Sagittario. Amore, ancora problemi per voi e per la vostra dolce metà. Le stelle non vi porteranno a nulla di nuovo e positivo. Occhio anche per chi è single, perché potrebbero crearsi momenti no per le nuove conoscenze. Lavoro. Il giovedì potrebbe portare un po' di serenità. La posizione delle stelle potrebbe aiutare a farvi recuperare le energie. Capricorno. Amore, la posizione di Venere sarà attiva e particolarmente buona durante questa giornata del mese. Un giovedì di metà marzo che porterà belle emozioni e qualche possibile passo in avanti. Non male questo momento e come andranno le cose per i rapporti. Lavoro. Saturno sarà in una posizione buona e vi sentirete tranquilli con i progetti a cui state lavorando. Acquario. Amore, la posizione di Venere sarà favorevole per questo giovedì, ma lo sarà solo per questa giornata. Infatti da domani potrebbero iniziare ad esserci un po' di problemi nei rapporti personali. Lavoro. La posizione di Saturno non sarà buona. Per poter ricevere delle buone nuove potrebbero volerci un po' di giorni. Pesci. Amore, bellissima giornata di metà mese per chi vuole vivere delle emozioni speciali con il partner. O magari con una conoscenza nuova, nel caso dei single che attendono di fare un incontro nuovo. Lavoro. Mercurio continuerà ad essere dalla vostra parte. Non avrete nulla da temere per il vostro lavoro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.